Sì, te lo confermo, è un tuo limite. È semplice, se hai l'iPhone, carichi la tua carta sul sistema e paghi, poggi il telefonino come quando poggi la carta con il wireless e paghi. No, amico mio, ma molti non ci arrivano, non sono in questa forma mentis e non ci arrivano proprio, purtroppo per loro. Certo, certo che sì, ho avuto amici con cui ho fatto viaggi meravigliosi in America, ma anche, che ne so, sono andato un po' dovunque con amici carissimi. Preferisco partire da solo, ma se capita, perché no? Esatto, ieri sera sono andato a cena, per esempio, con questi amici del Nord Europa che ho conosciuto qui in spiaggia, ma tu lo sai che a una certa ora non vedevo l'ora di mollarli, perché me ne volevo stare un po' tranquillo. Bravo, bravo, è esattamente questa la differenza. Vabbè, ma tu sei un professionista del settore, quindi la differenza la conosci bene. Me lo dice sempre anche la mia agente di viaggi, Maria Rosaria, di Mascagni Viaggi a Napoli, che la differenza è proprio questa qui. Mai abbastanza, mai abbastanza. Ogni giorno bisogna lavorare su se stessi per amarsi un pochettino di più. Ti abbraccio forte. Penso che ci sia una dimensione altra rispetto a quella che noi viviamo come esseri umani durante questo passaggio sulla Terra. Non so cos'è, chiaramente, non me lo immagino, ma penso che sia un'altra cosa. No, non sono laureato. Dopo il diploma mi iscrissi all'università, ho fatto 3 anni di lettere dando solo 3 esami, perché già ero in tournée, lavoravo tantissimo, giravo tutta Italia con le compagnie e quindi non riuscivo a dare gli esami, non riuscivo a studiare. Vedi? Questo è l'esempio proprio dell'idiozia più, come dire, proprio affermi che ti servono 4-5 mila euro al mese. Quando l'ho detto, mi avete sentito dire questa cosa? 100.000 per la macchina, io ho sempre detto che le macchine non mi interessano, e vai in vacanza per risparmiare 20 centesimi sull'acqua. Chi l'ha detto? Quando l'ho detta questa cosa? Quando l'ho lasciata intendere? Cioè, voi vi rendete conto di come certi personaggi stanno rovinati? Ora voi potrete pensare, ma che ti frega, passa avanti. No, non ce la faccio, perché ho troppo rispetto per l'essere umano e per me stesso, quindi lo devo bloccare per forza, perché non posso tollerare tale idiozia sulla mia pagina. Voi capite? Non ce la faccio. È più forte di me, ha già bloccato.